Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mada Dascar. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati col primo episodio, la scorsa puntata, con il re di New York. E come avevo detto, avevo lasciato dietro qualche moneta. E come mi avete detto voi nei commenti, 15 di quelle monete le avrei prese stando 2 minuti sul tappetino. Ok, mentre le altre 5 erano sull'altro percorso, quello lì della corsa con gloria. Non è importante, perché alla fine del completismo del gioco non importa avere tutte le monete. Importa più che altro completare il gioco a me. La fuga di Martin. Che poi nello scorso episodio continuavo a dire Martin io, ma porca miseria. I pinguini. Psst, Martin. Sì. Mi sono giunte voci sulla tua presunta insofferenza degli angusti confini della tua cella. Potresti ripeterlo con parole tue? Vuoi andartene? Sì, è vero. Benvenuto sul treno della libertà, mio monocromatico amico. Il treno sono della libertà. Sono qui per spronarti. Non devi fare altro che starmi sempre vicino e niente panico. Ho una sola domanda. Se stiamo cercando di uscire all'insaputa delle guardie, perché urli? Perché tanto siamo animali, non ci capiscono, no? Ricominciamo da capo. Tanto sono animali, mica ci capiscono loro. Ecco la situazione. L'intero zoo è diviso in zone da cancelli chiusi a chiave. Ogni chiave apre il cancello con l'immagine dell'animale corrispondente. Per aprire i cancelli usa le chiavi presso i terminali. Tutto molto chiaro. Il primo cancello da aprire è quello degli struzzi. La chiave della zona struzzi si trova nella guardiola del custode, ma per entrarci dovrai strisciare attraverso il buco. Tu non sai ancora strisciare, ma a questo possiamo pensare noi. I tre nostri agenti hanno introdotto di nascosto alcune carte abilità. Ognuno di loro ti darà la sua. Prendile tutte e tre e sarai in grado di strisciare fino a raggiungere la guardiola e prendere la chiave. Ok, striscerò come un verme. Il primo agente. È arrivato il momento della mia mossa speciale? Devi Negli solo darmi la carta. Darnell ha tenuto nascosta una carta abilità nel suo stomaco. Tu dovrai fargliela sputare. Ma come? Avrai bisogno di quella carta più altre due per ricevere la tua prossima capacità. Ma è lì accanto, l'ho vista. Sei sicuro che la sputerà dalla bocca, vero? Ci conviene sperarlo, Marty. Va bene, ci siamo. Ma è lì. Ottimo lavoro. Ora okay. Prendi dagli altri due agenti le due carte abilità mancanti. Allora fammi vedere prima. Prendi questo. Ah, ecco, c'era qualcosa allora. Fammi prima vedere tutte queste zone se posso recuperare qualche oggetto. Ma che poi, scusami, due secondi. Come funzionava sto coso? Era una pressure plate? No. Semplicemente la statua teneva chiuso quel coso. D'accordo. Chi è il prossimo agente? Mister hey, Cammello. Nick! Skipper ha detto che potresti avere una cosetta per me. Esatto. Ho ciò che ti serve. Ma è tipo... Il fatto che tossisca è una citazione al fatto le camel, ovvero le sigarette, per caso? Ok, attenzione, con calma. Amico striato. Tutto rispetto. Usa parla, no, fermi. Fammi prendere tutte le monete che vorrei completarlo comunque bene il gioco nonostante tutto. Nonostante io abbia detto che non sono interessato al completismo più totale, voglio comunque completarlo al meglio. Sono qui. Con calma. Quindi sto cercando... stai bene? Certo, benissimo, stupendamente. È solo che ho un corno, hai notato? Quindi ogni tanto devo caricare, anche se in effetti non vado da nessuna parte. Sei non dentro è recinto. Un'azione che abbia uno scopo, è solo un istinto, non posso trattenermi. Giustamente, sei un animale. È un po' troppo complicato per me. Oh, non c'è problema, so perché sei qui, vuoi una carta abilità? È proprio davanti a me. Eccoti servito. C'era bisogno di tutta sta scena. Cioè, in tutto questo bastava... Ok, abbiamo ottenuto l'abilità.
Ehi, bastava realmente saltare. Se hai la capacità di strisciare, dovresti tornare dal tuo amico pinguino. Lo so. Cioè, questi recinti come fanno a trattenere voi animali? Sono bassi, cioè un bambino ci potrebbe salire. Ecco fatto. Ma poi, perché ho dovuto prenderla io e non tu, visto che potevi strisciare fin dall'inizio? Pinguin verso il cancello giallo. Arrivo. Ecco fatto. Proprio così, infilata dentro e via. Benvenuto alla zona struzzi, mio monocromatico amico. A ore 3 si trova il cancello della zona scimmia. Vai a parlare con quei grossi uccelli e scopri se sanno qualcosa. Ok. Effettueremo una ricognizione presso la zona di sgancio. Scusa un attimo. Oh no, le balle di fieno si rompono. Non tutte, incredibilmente. Questa sì, oh, però sì. E ci nascondeva dentro una moneta. Devo vedere quelle... in giallo, sostanzialmente, quelle illuminate. C'hanno le monete. Guarda, prendi le stavo questo. Lasciando indietro tutte. Meno male che ci ho pensato, guarda. Ok, quindi, nostro obiettivo è andare a parlare con gli struzzi, giusto? Girati. Attenzione. Ecco fatto. Missione completata. No. No, e io volevo prendere questa. Spero che le monete non scompaiano. Spero rimanga lì, guarda. Ehi là. Ti consiglierei di sfruttare quei bidoni. Lanciali verso quelle stupide guardie con un calcio e goditi lo spettacolo. D'accordo. Stupidi uccellacci, non c'era bisogno che me lo diceste voi. Oh, attenzione, Dio mio, in faccia. Sai che male. Ok, facciamo le cose con un attimo di calma. Attenzione, là. Prendi questo. Molto, molto, molto giusto questo. La moneta è ancora lì, perfetto. La preoccupazione giustamente c'è, che è il fatto che io perda alcuni oggetti. Mi piace. Ci manca poco per prenderci una vita, tra l'altro. Come faccio a sapere quante vite ho io? Ne ho 5, ok. Allora. Allora, fermi tutti. Goal! Attiriamo l'attenzione della guardia facendo così. Ehi, cos'è tutta questa agitazione? Il doppiatore che fa questa guardia faceva forse anche il gioco della Bibbia. Al mio posto. Faceva anche. Rimarrò qui ancora un po'. Il gioco della Bibbia. Questo. Attiriamo la sua attenzione. Un rumore? Io odio i rumori. E allora cosa fai nello zoo, scusami? Ah, è un altoparlante che fa tutto questo rumore. Ma dai. Dio mio, ma poi è terribile come volano via. Cioè, questa gente è morta. È morta, fine. Ok, siamo già a quasi 30 monete. Lì ce n'era un altro, no, perfetto. Allora, gli uccellacci ci hanno parlato. Io devo distruggere quest'uomo. E anche la sua carriera, giustamente. Grazie delle monete. Oh sì! Ecco fatto. Mi piace! Cosa abbiamo qua dentro? Una moneta d'oro e finalmente una vita extra. Ok, penso non ci sia più niente qui per me. Rompiamo. Attento, ragazzo. Queste balle di fieno. Goal! Prendi questo. Non lo colpirò mai io. Ok, come faccio a distrarlo? Ah. Ecco qua. Come faccio Seguimi a distrarlo? Non avevo visto il secchio, giustamente. Ma guarda come funziona bene la telecamera in un gioco della PlayStation 2. Porca troia. Poi ti metti a giocare certi giochi nuovi, tra virgolette, e c'hanno una telecamera di merda, Dio mio. Guarda questa, lavora perfettamente. Oh, sì! Ma poi come fanno a non vedermi da questa distanza? Boh, lo sanno solo loro. Allora. Sfruttando la capacità di strisciare, puoi abbassarti dietro quelle siepi. Non l'avrei mai detto. Così le guardie non potranno vederti. Sarò dal lato opposto. Attenzione. Di questa gabbia di uccelli. D'accordo, Skipper. A parte che è la strisciata più veloce che abbia mai visto in un videogioco. Oh! Grazie. Qua c'è qualcosa? No, sembrerebbe di no. Attenzione, amico striato. Ok. Allora. Ecco fatto. Questa è stata molto semplice. Devo ammettere che da bambino me le ricordavo più difficili queste missioncine così.
Non dire niente, ho sentito abbastanza. E cosa avresti sentito? Molto divertente. Sì, il mio naso è piuttosto prominente, ammetto che la cosa mi infastidisce. Beh, nessuno ti avrebbe detto niente. Si tratta di un grave problema medico che interessa in modo variabile tutta la mia specie. Sì, andrò a farmi una plastica. Poi potrò divertirmi a sottolineare i tuoi difetti. Calmati, amico. Non mi sto facendo beffe del tuo naso. Sto solo cercando di uscire senza che le guardie mi vedano. Che poi è un becco, non è neanche un naso. Beh, siccome non sei venuto per distruggere quel poco di autostima che mi rimane, posso anche dirti che prendendo a calci quei lampioni con gli altoparlanti, sì, provocherai dei rumori da sapore che attireranno le guardie. Me ne sono accorto, grazie. Allora, prendiamo a calci il lampione. Attento. Un rumore? Io odio i rumori. E che rumore è? Sembrava forse una tempesta. Dovrei tornarmene al mio posto. No, o forse rimarrò qui ancora, esatto, un po'. Esatto, dovresti prenderti questo in faccia. Prendi questo! Oh no, Frankie il guardiano. Non voglio menarlo. Poverino. Povero Frank. Cosa gli abbiamo fatto? E ecco qua la mia via di fuga. Dove sono? Ok. Ho preso tutto. Ho preso tutto, mi sa di sì, eh. E usciamo da qua. Ok, queste guardie invece le ho già fatte fuori. Ed ecco a te la prossima chiave. La zona delle scimmie ci aspetta. Stiamo arrivando. Siamo nella zona scimmie. Grazie. Marty, vieni qui, in silenzio. Effettivamente questa zona si può farmare un sacco di vita, secondo me. Si può farmare veramente tanto. Voi non mi dite niente? Strano. Ok, qua non c'è nulla. Lì c'è un guardiano. Qua c'è una cosa di paglia. Hai qualcosa da dirmi? La strada è bloccata da quelle due guardie. Dietro di loro vedo un carrello. Aggira la gabbia delle scimmie e neutralizza le guardie. D'accordo. Mi sembra un'ottima idea, no? Prima di tutto, mi piace. Ecco qua. Allora, dobbiamo aggirare la guardia. Ma poi, Marty, perché cacchio urli? Perché cacchio urli? Ecco fatto. Riusciremo a prendere tutte quante le monete? Non lo so. Forse qualcuna l'ho persa, può essere. Non è detto. Attenzione. Però beccati questo, doppio colpo. Grazie. Perché loro fanno i versi e io parlo? Ok, grazie. Questi, tutti miei. Te in sta zona, secondo me, si formano un sacco di vita. Con altre due, tra poco saliamo già di un'altra vita. Allora, Frank. Mi dispiace, ma povero, è morto. Povero Frank. A lui piacciono gli animali. Eppure, sì, guarda come gli animali lo trattano. Ecco qua, un'altra vita per Mua. 7 vite, mica poche. Ah, e scompare dopo un po'. Oh no. Povero Frank. Mi dispiace per lui. Prendi questo. Grazie. Allora, il pinguino è passato di qua. Io probabilmente devo passare di là anch'io. Ma prima di poter fare questa mossa, vorrei racimolare tutto racimolabile. Vediamo un attimo qua sotto cosa c'è. Se non sbaglio, ecco, un altro videogioco più una moneta. Adoro questo gioco. Adoro questo gioco. Eccolo lì. Ah, Space Invaders. Super Space. Sparo con quadrato, ok. L'obiettivo di questo gioco, alla fine, i minigiochi non ti danno soldi, niente più. Però c'è l'obiettivo di fare più punti possibile, quindi è una specie di Space Invaders brutto questo. Ah, posso solo muovermi a destra e a sinistra, ok. Arriviamo a 5.000 e basta, dai. dai. Facciamo fuori la boss fight. E poi la chiudiamo qua. Bene, mi si sta per distruggere lo scudo. Peccato, abbiamo perso, ma ottimo punto. All right. In inglese, all right. Così, perché ci stava, giustamente, no?
Allora, come... Oh, facile. Fa attenzione, amico striato. Attento, ragazzo. Ehi, ehi! Ok, non pensavo fosse questo il risultato. Io volevo rompere la palla di fieno, in realtà. Prendi questo! Che poi come fanno a non vedermi? Come fai a non vedermi? È il tuo lavoro controllare gli animali. Cacchio. Oh. Allora, vediamo. Dovrei riuscire a prenderlo. Ecco fatto. È tutto molto semplice così. Chiave ottenuta. Ottimo. E altre monete avvengono a me. Allora, prendi questo. Dio mio, ma poi tutte convenientemente messe lì per farsi ammazzare tutte le cose. Allora, c'è qualcos'altro qui? Chi è? Ah, l'orso polare, ok. Stavo dicendo che è sto rumore. Oh, sì! Monetina. Mi piace, piace. Piace, ace. Sembrava una YouTube pub. Mi piace, ace. Allora. Ehi, ehi tu! Amico, ti stai avventurando direttamente sul sentiero del pericolo. Me ne sto cercando di andare. Parlo del cacciatore dello zoo, quel pazzo che hanno assunto per la sicurezza notturna. Quando tutti sono tornati a casa, costruisce con le balle di paglia un fortino davanti al cancello principale. Ma porca troia. E attento ai suoi dardi con il sonnifero. Se non vuoi addormentarti di colpo, tieni giù la testa. Sembra un Duke Nukem brutto. Grazie. Ok, quindi abbiamo una boss fight in sostanza da fare. Allora, facciamo le cose con un attimo di dovuta calma. Allora, qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Ottimo. Prendiamo tutte le monete della zona. Ottimo. Allora, visto come stiamo andando, non vedo perché non potrei vincere, insomma. Chi si sta divertendo con gli altoparlanti? Non mi sembra di aver mancato niente, no? Ah, è a meno che fa tutto questo rumore. C'era il tappetino, il tapirulana all'inizio. Chi si sta divertendo con gli altoparlanti? Spero che non siano ancora i bambini. Ma come fanno ad esserci bambini tu? È il tuo lavoro, come fai a non vedere che c'è un animale in libertà? Ah, è un altoparlante che fa tutto questo rumore. Dio mio, questi vengono anche pagati, eh. Un rumore? Io odio i rumori. Ma perché il rumore di tempesta? Cioè, capisco il rumore degli animali, queste cose così. Ma la tempesta, cioè... Ah, è un altoparlante che fa tutto questo rumore. I fulmini spaventano gli animali. Fa attenzione, amico striato. Non l'ho capita sta cosa del perché fanno il rumore di tempesta, però vabbè. Ci sta. Allora, a me sembra che all'inizio del livello non ci fosse il tapirulan, perché siamo stati subito messi nella zona iniziale. Ehi, cos'è tutta questa agitazione? Queste frasi a caso. Forse dovrei tornarmene al mio posto. O forse dovresti rimarrò qui ancora. Dovresti cambiare lavoro. Aia! Che ne dici, eh? Attenzione! Forse cambiare lavoro è la cosa giusta, no? Allora, aspettiamo che quello si rigiri un'altra volta. Così posso passare. Questi giochetti finiscono sempre male. Ma perché sei andato dritto di là? Non ti scoraggiare, Marty. Non possono trattenerci qui in eterno. Ma poi perché mi hanno lasciato qui? È stato il controllo. Io sono andato dritto, ma lui ha girato dall'altro lato. Oh, che stupido. Fammi vedere, le monete ce l'ho tutte, sì, ancora. Vabbè, almeno la vita... Attenzione, amico striato. Me la posso rifillare di nuovo. Ecco fatto. Allora, qua cosa abbiamo? Attento, ragazzo. Attenzione. Attenzione. Guardie inevitabili. Attenzione, amico striato. Ok, girati. Come le uccido queste guardie? Oh, aspetta, ho lasciato una moneta dietro. Allora, girati tu. Ah, le posso... Ti ho preso. Ma come hai fatto a prendermi poi? Che sei dietro le gabbie? Ecco fatto. E ucciderò Attenzione, anche l'ultima. Per giusta causa. Ecco fatto.
che poi non droppano monete, quindi giustamente erano solo lì per essere uccisi e basta. Come loro, guarda. Tac, 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 tac. 4 addirittura. Multikill. Cos'è? Un pesciolino. Perché? Ehi, e io? Non posso volare con quelli, quei palloni non sono abbastanza grandi. Dovrei fuggire da solo. Amico, qui le nostre strade si dividono. Mi dispiace lasciarti così, ma... è la dura realtà della guerra. Non puoi almeno dirmi come uscire da qui? Uccidendo il cacciatore? Forse il custode vicino al cancello principale ha la chiave. Poi potrai uscire dal cancello. Coraggio, puoi quasi sentire l'odore della libertà. Quasi, eh? Ci vediamo dall'altra parte! Addio, Skipper! Allora, fammi prendere tutte le monete. Me ne mancano solo 2. Ottimo. Goal! Partita perfetta, direi, no? Pa-pa-ra-pa. Prendi questo! Boh, sta animazione così. Allora, il custode alla chiave, no? Wow! Oh! Come hai fatto a liberarti? Ma poi perché ti fai vedere, Marty? Basta che colpissi quel cacchio di secchio. Ho detto a quei pivelli di migliorare la sorveglianza dello zoo. E invece no, eppure avevano i fondi. Uomini in formazione! Pure! Ma guardali! Zebra, sei spacciata! Non so come sei arrivata fin qui, ma non fuggirai dal mio zoo! Stai attento! Permettimi di dissentire! Non sono una tranquilla zebra da documentario! Prometti di stare buono se io ti colpisco. Ah, non devo colpirlo. Spero che quei folgoratori facciano soltanto il solletico. Mi ha abbracciato, non è che mi ha preso. Ok, ho capito. Vabbè, riproviamoci. Allora, iniziamo da questo. Secchiata in faccia. Questo addosso. E adesso tecnicamente... Ok, non è andata come credevo. Questo... Scusami. Ecco fatto. Aspetta. Sei bloccato qui dentro. E tu invece stai per morire. Oh cavolo. Stavolta non vi lascerò andare. Quanto ci mette? Oh oh. Sai che male però. È addirittura scomparso nell'aldilà. Cioè non è morto, si è proprio dissolto dall'umanità. E stavolta le 100 monete tutte quante in una botta sola. E Marty ha ottenuto la sua libertà. Ma perché il leone è inseguito dalla zebra? Dovrebbe essere il contrario. Perché? Cioè nel film ti fanno vedere che è il leone che insegue. Almeno credo. Forse mi sto sbagliando. Non lo so, ma abbiamo sbloccato un nuovo livello. Inseguimento a New York. Allora, prima di andare, compriamo qualcosa allo souvenir. Allora, io vorrei comprarmi il magnete per le monete. Non so se funziona che se le monete sono vicine me le attrae o funziona per un livello solo. Non lo so, compriamolo. No, penso che funzioni per sempre. Ottimo. Pensavo fosse un bonus temporaneo, però effettivamente non aveva senso. Quindi abbiamo 25 monete. Non penso di poterci fare niente. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. E vi ricordo che potete trovarmi sempre in live sul sito Viola. Ciao!